Ciao a tutti ragazzi io e Piccettino siamo tornati con qualche postumino ma da influenza ma sempre allegri e felici per voi Torniamo con un ritardo quasi epocale perché parliamo del numero 51 di Tex Wheeler uscito il 18 di gennaio 3,50€ 66 pagine bianco e nero che vi devo dire? Ne parliamo uguale, siamo arrivati lunghi ma ne parliamo lo stesso. Intanto cominciamo con lo schifo degli schifi, cioè il bollino vomitevole che per tutto l'anno ci ricorderà questo 75 annale che a questo punto vorremmo dimenticare, visto che viene festeggiato con questa robaccia orrenda stupra copertina, ma va bene così, ci consoliamo con Tex Wheeler, con la copertina di Maurizio Dotti, che è una roba magnifica, magnifica, magnifica. Tex che è in lontananza, piccolino, con dinamite che si sta guardando intorno quindi è ignaro di quello che sta per succedergli guardate qua, questo indiano pronto a sparare e Tex è ignaro cioè noi sappiamo che Tex ovviamente uscirà sempre più o meno indenne magari qualche scarfitura, qualche buchetto da pallottola ma sempre vivo però comunque questa, questa situazione è inquietante per noi per, guardando Tex vorremmo andare di dirgli oh, girati che c'è uno che ci sta mirando col fucile è qualcosa di, di particolare un Tex quasi indifeso lì lontananza eh, a me ha colpito molto oltre ovviamente al realismo che c'è dietro cioè guardate le piante le, le, i riflessi il cielo che è di una magnificenza allucinante io non so ragazzi veramente questa è una copertina magnifica che ti fa veramente venire voglia di andare lì e dire Tex girati urlaglielo quindi boh, magnifica davvero magnifica non ho altre parole guardatela Date anche particolare attenzione al look dell'indiano con tutti i dettagli anche sul fucile, su questo corno appeso, sulle penne. Cioè, io ragazzi veramente, che vi devo dire? Maurizio Dotti è un mostro di bravura e qui ce lo fa leggermente notare. Io alzo le mani e dico grandissimo Maurizio Dotti, fantastico. Copertina stra che approvata, più che approvata. Entriamo nell'albo e troviamo il riassunto con le puntate precedenti. Siamo all'inizio di una nuova lunga saga, ma soprattutto Wanted, buoni e cattivi di Mauro Boselli. Partendo da un libro famosissimo, che è seppellito il mio cuore a Wanda Kneedy di Brown, pubblicato nel 1970, il buon Mauro Boselli ci porta a fare un piccolo excursus sugli indiani sul rapporto tra colonizzatori eccetera da quello che era quel genere western alla ombre rosse fino poi ai cambi con um, come si chiama i cambi di, di interpretazione dell'indiano no? da come posso dire partendo da, da quell'indiano brutto e cattivo che bisogna combattere a quello che è vittima insomma Troverete un, sacco di, come posso dire, troverete un sacco di informazioni. In più, avremo anche un capitolo, cioè un, un pezzo di, questa, di questo vuoti, dedicato anche alle veridicità storiche. Perché, comunque, il, comunque, ci sono dei personaggi realmente esistiti che entrano nell'epopea di Tex e. Ovviamente si arriverà poi purtroppo a quello che è al 90% il, la realtà storica. Quindi uniamo quanto c'è di vero, quanto c'è di falso e già possiamo anche intuire alcune cose. Posso dirvi che a me questo genere di editoriali piace. Sono gli editoriali che ti fanno capire quanto un fumetto può essere profondo. Non siamo a livello di Martin Mistere, eh? non lo saremo mai, ma sicuramente è un editoriale che dà un vero valore aggiunto e... Io vi esorto e vi invito a leggere il libro di Dee Brown, seppellete il mio cuore a One D, perché ne vale davvero la pena. Se leggete western, quel libro almeno una volta nella vita lo dovete affrontare. E mi raccomando! Seguite i consigli di Boselli ogni volta che vi suggerisce delle letture, perché nel mondo western credo che lui ne sappia decisamente più di me e può darvi solo buoni consigli. A questo e a tante altre cose serve Wanted e serve un editoriale ben scritto, come solo Boselli sa fare. Perciò leggetelo perché è un valore aggiunto di questa pubblicazione. Ai disegni Roberto De Angelis e io che vi devo dire, ragazzi, sono disegni fantastici. Prima, perché vediamo un tex abbastanza zarro di periferia, no? ad orso nudo, ma anche abbastanza fisicato. No? l'età ci sta, è dalla sua parte. Vediamo un tex che si lascia andare i ricordi, un tex che indaga, un tex che si lascia anche stupire, se vogliamo essere onesti. Ed è molto 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 interessante perché vediamo anche queste scene ad ampissimo campo di lui che si trova inseguito, di lui che si trova braccato, di lui che sta inseguendo. Cioè, ragazzi, veramente è, una, è uno stile di disegno che si sposa da Dio con Tex. E posso soltanto dirvi che io l'ho amato alla follia. Praticamente Angelis spiace a prescindere, però. Guardatevi l'espressività di un tex a pagina 7, mentre si lascia andare a ricordi, cioè, è qualcosa di, di incredibile. Posso dirvi quindi che a livello di disegni parlano molto meglio le immagini che lascio scorrere qua dietro rispetto a quello che posso fare io. Perciò guardatele, rimiratele, stupitevi e divertitevi a leggerle e sfogliarle. La storia: la storia di Mauro Buselli, è una storia su due fronti: da una parte un text che sta cercando di scoprire per motivazioni fortuite, trova una lapide, però adesso sta cercando di, di capire che sta succedendo. Perché questa lapide porta il nome di colui che di Don Santiago Querquer, Quer, 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 non so come si pronunci, eh, che fu colui che dopo il banchetto nel villaggio di Galeana uccise padre di Cocise e altri condottieri Apache. Quindi, da questo ritrovamento di questa tomba, Tex comincia a ragionare. Si ferma nella missione a cercare di estorcere, tra virgolette, chiacchierando informazioni. Finché con il più canonico dei colpi di fortuna, ma ci sta, la fortuna aiuta gli audaci, dicono. Si trova a poter indagare in maniera migliore. Questa indagine lo porterà a far muovere il suo, il suo ben, ben rodato acume, a riuscire a impressionare, ben impressionare anche gli indiani, gli indiani che, che si trova lì, quindi da, ci sarà da capire, no? E con il suo trucchetto intelligente e semplice, una buona dose di, di astuzia, riuscirà a sorprenderli tanto che probabilmente lo prenderanno con lui. Inf infatti la parte di Tex finisce con loro al bivacco. <coughs> e lui si vende come fuorilegge, che vuole rischiare, per farsi strada nella vita, per entrare nel loro gruppo. E sarà interessante perché Tex sta facendo praticamente una missione di infiltrazione, si sta infiltrando in questo gruppo per capire che cavolo succede, che cosa sta succedendo, qual è questi cacciatori di scalpi, questa, questo strano mercato che c'è intorno. È interessante, è un text che si muove già da, tra virgolette, Ranger, pur non essendolo. Impressionante in maniera negativa è la visione della chiesa. Ci sono un paio di scambi tra i due frati, il giovane e l'anziano, che fanno vedere i propri brividi ragazzi quando si sa che sti soldi sono marci eppure eh, non siamo noi a decidere la bilancia di Dio bla bla l'utilizzo cioè una roba proprio ipocrita da far paura davvero impressionante quella mi ha colpito molto e purtroppo tristemente realista dall'altro lato invece abbiamo ancora Cochise che si trova invischiato in un problema di, ehm, di rapimento di un bambino un ragazzino di 11 anni tutti dicono che sono stati gli Apache, che sono stati loro hanno visto hanno visto i chirikawas e quindi o meglio il comandante della, della caserma con il padre il padre dice, mi è sembrato fosse. non li ho visti bene ho messo in sé però mi sembrano chirikawas e lui è già partito in trono quindi è stato cocciso ci troviamo ci troviamo con questo tenentuccolo che Niente, lui è convinto che bisogna andare a stanarli e a, a fargli il paiolo magico. Tutti gli stanno dicendo, ma che non sono stati loro a rapire, non è il loro modo di fare, non è quello che normalmente fanno. E lui, niente, parte alla carica per andare a recuperare questo, questo ragazzino, che è la priorità. Ovviamente, noi vediamo tutto quello che sono gli abbocchi del, per far capire a questa zucca di legno con i galloni: guarda, che non sono stati loro. C'è la possibilità che sia stato un altro gruppo? No, non importa. Per lui sono loro, basta si va dritti come le spade. Persino i suoi stessi non ci credono. E riuscirà a mettere d'accordo, a convincere direttamente il, il nostro capo indiano Cucise a palesarsi per parlare con loro all'accampamento. Cucise, ovviamente, complice il fatto che è innocente dalla lingua dritta, non si pone il problema, dice: Ok, andiamo a parlare e vediamo e ci troviamo lì ci troviamo lì con questo faccia a faccia che deve verificarsi con da una parte Cochise abbastanza tranquillo perché dice siamo sono nostri alleati perché dobbiamo temerli e non abbiamo fatto nulla dall'altra parte il tenente che dice questi sono astuti fate circondare il campo durante la cena eccetera quindi vediamo anche questo differente approccio approccio che Ok, è esasperato, ma purtroppo è realista per quello che poteva essere l'epoca. Insomma, le pedine si stanno muovendo, i due filoni della storia si stanno portando a convergenza, chissà dove andremo a finire. La storia è davvero valida, davvero coinvolgente, è ancora in fase di setup per costruire il climax che porterà poi, penso, alla precipita, alla precipita degli eventi. Un po' come tutte le storie, insomma. Ma davvero qui abbiamo delle basi e dei tocchi di pennello veramente di altissima classe. Dal mio punto di vista, signora storia. A voi la lettura. Questa è la seconda parte. A breve, il 18 febbraio, uscirà la terza. Quindi la trovate ancora in edicola se vi interessa. E sfidatevi, fidatevi. Secondo me vi interessa. Provate a darci un occhio, mi raccomando. Baci, abbracci. Ci sentiamo a breve per la terza parte di questa storia. Ciao, ragazzi.